In questo numero di Motori Magazine, nuova Opel Astra presentata in anteprima mondiale, nuova serie limitata Jaguar C-Type Continuation, Honda rinnova CB500F, TBR500R e CB500X. Opel, con il motto "è nato un nuovo Blitz", ha presentato a Russelsheim la nuovissima sesta generazione di Astra. Alla presenza di 180 giornalisti e davanti a circa altri 500 rappresentanti dei media collegati in streaming live, il nuovo CEO Uwe Ogerschürz ha presentato la novità della casa nel suo primo giorno in Opel. Per la prima volta, la compatta di grandissimo successo con il Blitz viene offerta anche in versione elettrica. La nuova Opel Astra sarà infatti disponibile in versione ibrida plug-in a partire da ottobre, quando la casa aprirà gli ordini. La Opel Astra i elettrica a batteria arriverà sul mercato nel 2023. La nuova generazione di Opel Astra è disponibile anche con efficienti unità benzina e diesel, che consentiranno ai clienti di scegliere la motorizzazione perfetta. I prezzi della nuova Opel Astra partono da 24.500 euro, dinamica come non mai, con superfici nette e tese, con un detox di elementi superflui e con il nuovo volto del marchio, l'Opel Visor. La sesta generazione di Opel Astra viene lanciata quest'anno in versione sportiva 5 porte, con un aspetto ribassato eppure con più spazio rispetto al modello precedente. La nuova generazione è stata progettata e sviluppata presso la sede tedesca di Opel, dove la produzione inizierà il prossimo autunno. La nuova vettura porta nella classe delle compatte innovazioni che erano precedentemente presenti solo su veicoli più costosi. 70 anni dopo la sua prima vittoria alla 24 ore di Le Mans, Jaguar Classic ha dato via a una serie strettamente limitata di nuove C-Type Continuation per celebrare l'eredità sportiva lasciata dalla sua iconica vettura. La C-Type Continuation sarà costruita a mano presso lo stabilimento Jaguar Classic Works a Coventry. Il procedimento seguirà le specifiche tecniche e le lavorazioni che avevano dato vita alla C-Type del 1953 e che hanno dominato la 24 ore di Le Mans di quell'anno, facendo registrare la loro seconda vittoria alla storica competizione motoristica e continuando ad arricchire la gloriosa tradizione sportiva del brand Jaguar. Per utilizzare le esatte specifiche costruttive dei modelli Continuation, il team di Jaguar Classic ha studiato meticolosamente la storia della C-Type, dando nuova vita al patrimonio culturale del brand attraverso la moderna tecnologia e l'esperienza ingegneristica. Per fare tutto ciò, sono state utilizzate le medesime tecniche e le stesse metodologie costruttive di un tempo. La C-Type è una delle auto più iconiche dell'illustre tradizione sportiva Jaguar, guidata da alcuni dei piloti più ammirati della storia. La C-Type Continuation mantiene vivo l'iconico e avanzato design sviluppato da Malcolm Sayers grazie all'utilizzo per la prima volta di disegni CAD 3D da parte di Jaguar Classic, che uniscono lo stile e l'eredità nelle competizioni sportive con strumenti ingegneristici di ultima generazione, ha dichiarato Dan Pink, Jaguar Classic Director. Le famose Honda CB500F, CBR500R e CB500X si rinnovano per il 2022 con importanti aggiornamenti che riguardano il motore e il telaio per contribuire ad aumentare la loro desiderabilità nei confronti di tutti gli amanti delle due ruote, dai neofiti ai più esperti. Gli aggiornamenti più significativi sono osservabili nella parte anteriore, dove è stata inserita una forcella Showa SFF BP a steli rovesciati da 41 mm, che si va ad abbinare a dei nuovi e più leggeri cerchi in alluminio a razze sdoppiate, a dei doppi dischi anteriori da 296 mm e a delle pinze ad attacco radiale Nissin per la naked e la sportiva, assicurando nell'insieme ancora più qualità di guida. Tutte e tre le moto, sempre divertenti da guidare, dispongono di un forcellone alleggerito, ma dalla maggiore rigidità torsionale ed aumentata flessibilità laterale, con lo scopo di aumentare la maneggevolezza e la tenuta di strada. Per quanto riguarda il motore bicilindrico da 500 cc, cuore pulsante delle tre moto, è stato aggiornato nelle impostazioni dell'iniezione elettronica PGM-FI, così da enfatizzare l'erogazione di coppia erogata e rendere la moto più brillante, mantenendo comunque il limite di 35 kW di potenza massima consentita per i possessori di patente A2. Grazie alle dimensioni compatte e alla facilità di guida che li contraddistingue, le tre Honda 500 cc non solo sono adatte a chi vuole imparare ad andare in moto,
ma anche a chiunque arrivi da una 125, scenda da una cilindrata maggiore o risalga in sella dopo un lungo tempo e voglia semplicemente divertirsi e godersi, ogni volta che sale in sella, il piacere di guidare.